Salvatore Vigorini, presidente di Incontra, centro studi della CIFA, una confederazione di imprenditori, importante confederazione di imprenditori, di cui regge l'ufficio delle relazioni industriali. Incontra è un osservatorio di prim'ordine per quanto succede nel mondo del lavoro. E adesso si parla sostanzialmente, la notizia più importante, il fatto più importante è centrato sulla flessibilità. No, il mercato del lavoro è troppo flessibile, troppo poco flessibile, i pareri sono discordanti, le opinioni contrastano tra di loro, ma qual è la verità, Vigorini? Quanta flessibilità c'è nel mondo del lavoro? Quanta ne servirebbe soprattutto? Ecco, grazie, intanto direttore. Dico, quanta ne servirebbe? Perché questo è il vero punto di domanda. In questi giorni stiamo seguendo un po' il dibattito che si è acceso su questo tema. Gli ultimi dati Istat ci dicono che l'occupazione a marzo è cresciuta, ma è cresciuta prevalentemente, sono cresciuti prevalentemente i contratti a termine. Siamo circa poco sopra i 3 milioni di contratti a tempo determinato, per cui da lì è nato un po' il dibattito di questi giorni sulla necessità di rendere un po' più stabili i rapporti di lavoro. E forse ecco, interessante potrebbe essere il ragionamento vederlo, cominciamo a vedere da prospettive diverse, cioè se dobbiamo continuare a cercare la stabilità nel rapporto di lavoro e quindi intervenire con l'ennesima riforma legislativa per dare maggiori tutele al rapporto di lavoro, o se invece dobbiamo, come io ritengo si dovrebbe, cominciare a ragionare su quella che deve essere in senso più ampio una maggiore stabilità nel mercato del lavoro, un diverso e miglior funzionamento del mercato del lavoro. Questa è la rivoluzione di questi anni, questi ultimi anni, aver cambiato l'ottica dal posto di lavoro all'occupabilità. Esatto, e credo che questo in generale la classe dirigente debba fare un cambio di rotta in questo senso. Siamo forse troppo ancorati alle logiche del passato, alle dinamiche del rapporto di lavoro del passato, alle tutele costruite attorno al rapporto di lavoro, soprattutto non solo in termini legislativi, quindi ciò che prettamente riguarda l'aspetto giuridico del rapporto di lavoro, ma anche in termini di tutele, in primis ecco, il tema degli ammortizzatori sociali. Veniamo dall'ennesima riforma, un'altra riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dalla legge di bilancio, quindi mi sembra che ancora siamo fortemente orientati all'idea del rapporto di lavoro stabile a tempo indeterminato con tutele contrattuali e al contempo con politiche passive che sostengono il lavoratore. I lavoratori sono sicuramente tutelati dagli ammortizzatori sociali perché li aiutano nei momenti di difficoltà, però la vera libertà del lavoratore, a mio avviso, dovrebbe venire appunto dalla sua capacità di trovare un altro lavoro, quindi dalla occupabilità, al grado di occupabilità. Però questo stenta. A essere il punto di vista dominante. Il focus indubbiamente deve essere nei prossimi anni quello di garantire l'occupabilità del lavoratore. Ecco perché dicevo prima, spostare l'attenzione alle tutele all'interno del mercato del lavoro, un mercato del lavoro che deve prevalentemente ruotare attorno a meccanismi di politica attiva. Anche lì, secondo me, dobbiamo cominciare ad avere una visione diversa. Ancora oggi vediamo le politiche attive come un esclusivo intervento del pubblico, lo stiamo vedendo anche con quelli che sono i programmi più recenti in materia di politiche attive. Non è stata fatta una vera riforma e soprattutto, oltre che registrare un ritardo nell'avvio di un vero programma di politiche attive, ancora continuiamo a vedere le politiche attive orientate sul disoccupato, quindi con una logica che è prevalentemente una logica riparatoria. Laddove si perde l'occupazione interviene lo Stato con le politiche attive cercando di reinserire il lavoratore, e questa è una dinamica che va superata. Destinatari di politiche attive dobbiamo essere tutti. Le politiche attive sono prima di tutto interventi di carattere formativo, accompagnamento, orientamento, formazione costante del lavoratore e ecco, capacità di sostenere questo lavoratore nella costante e continua ricerca di nuova occupazione, quindi sostegno continuo all'occupazione di ciascun individuo. Andiamo, prima di vedere quali sono dovrebbero essere i punti fondanti di questa nuova politica, ma all'interno del mondo dello, tra i lavoratori c'è consapevolezza della necessità di questo cambio, dell'opportunità di questo cambio di visuale proprio, di capire che è più importante non mantenersi il posto di lavoro ma cercare
di poterne poi trovare un altro, essere nelle condizioni. Credo che anche da questo punto di vista, ecco, un percorso lungo, forse un po' in ritardo, no? La piena consapevolezza. Sono anni che se ne parla. Sono anni che se ne parla, forse proprio sono proprio i lavoratori a dover prima di tutti acquisire questa consapevolezza di quanto sia fondamentale oggi accrescere e rafforzare costantemente le proprie competenze e porsi nel mercato del lavoro come soggetti capaci di, ecco, offrire competenze prima di tutto. Questo è quello che oggi chiederà il mercato. Certo. Quando diciamo è una fase di grandi transizioni, la transizione al digitale, la transizione ecologica, nasceranno nuovi mestieri, allora tutti quanti dobbiamo capire che dobbiamo andare sul mercato con caratteristiche nuove, con competenze nuove, con un approccio diverso al lavoro. È chiaro che è una spinta che deve venire proprio dai lavoratori. E in questo noi, ecco, abbiamo fatto tanto con la contrattazione collettiva. Il modello contrattuale di CIF e Consal oggi ecco, ha posto, a partire dall'accordo interconfederale del 2019, ha posto questo tema come centrale, cioè utilizzare la contrattazione collettiva come strumento che possa spingere il lavoratore, o perlomeno sostenere ancora di più il lavoratore nel rafforzamento delle competenze, e quindi da lì un nuovo modello contrattuale. Una classificazione del personale per competenze, l'introduzione dell'istituto della certificazione contrattuale delle competenze, l'introduzione dello scatto di competenza quale elemento economico premiante per i lavoratori che si impegnano in attività formative, la job rotation nel contratto dell'ICT, quale altro strumento importante per acquisire nuove competenze nei contesti formativi, l'attenzione ai percorsi di carriera, quindi il sostegno, ecco, che può venire anche dal modello contrattuale alla crescita del lavoratore, che deve essere una crescita prima di tutto in questo momento orientata all'acquisizione di nuove competenze. Quindi diciamo molto ruota attorno alla formazione. CIFA ha un fondo interprofessionale importante, FONAR come il secondo fondo italiano. A suo avviso ci sono, c'è la formazione se ne fa anche qui troppo o troppo poca, perché purtroppo tutti parlano di formazione, della necessità, ma mi sembra che poi se ne faccia sostanzialmente poca. Anche i fondi interprofessionali, nonostante premano per essere utilizzati, per poter, però poi le realizzazioni non sono all'altezza della situazione. Che cos'è che manca e che cosa, come possiamo risolverla poi questa situazione? Allora, sì, sicuramente la formazione non se ne fa mai abbastanza, questo come principio, no? Non basta mai. Nel nostro paese la popolazione attiva, la fascia 24 tra i 25 e i 65 anni, che è la fascia della popolazione attiva, fa poca formazione continua. Quindi diciamo che è un fenomeno: da un lato abbiamo registrato la crescita in questi anni dei fondi interprofessionali in maniera considerevole. Fonarcom per primo registra un'importante crescita in termini di adesione, i suoi strumenti sono strumenti di finanziamento della formazione che sono sempre più utili per le imprese, quindi sempre più utilizzati. È chiaro che però, ecco, si può fare di più e sì, si deve fare molta più formazione. La formazione continua serve sicuramente al lavoratore, perché appunto ne aumenta il grado di occupabilità, lo rafforza, ma serve soprattutto all'impresa, che ha forma a seconda delle nuove esigenze i lavoratori, e soprattutto li trova sul mercato quando poi ricerca sul mercato, e spesso c'è proprio invece questo mismatch terribile. In questo momento in modo particolare, no? Questa è una fase, ripeto, veniamo dal periodo pandemico, veniamo dalla necessità, dall'impatto che ha avuto anche lo smart working, il nuovo modo di lavorare, nuove idee, il nuovo modo di produrre, no? Questa è una fase nella quale oggettivamente si sta chiedendo anche e soprattutto ai lavoratori un cambio di passo e soprattutto, ripeto, la capacità di saper ricoprire nuovi ruoli in azienda. Quindi la formazione è centrale in questo momento. Abbiamo strumenti? Sì, abbiamo strumenti, la formazione si può fare e si deve fare, e in questo i fondi interprofessionali come Fonarcom hanno un ruolo centrale e sono fondamentali. Io direi la bilateralità tutta in questo scenario assume un ruolo. La bilateralità è un mondo poco conosciuto, ma soprattutto poco esplorato. Io credo che sia fondamentale per raggiungere gli obiettivi di partecipazione mettere assieme le due parti per poter costruire uno degli strumenti che vanno, è la cosa più importante e più innovativa che ci sia. Se sono, il percorso è lungo, partiamo da decenni e decenni, però non riescono a decollare. Perché non c'è questo decollo? Allora,
Dico, direi che negli anni comunque il ruolo della bilateralità è comunque cresciuto. Sì. Noi nel nostro sistema, tra Fonarcom, Sanarcom, l'ente bilaterale EPAR, registriamo non solo un ruolo importante che svolgono questi soggetti nel quadro del nostro modello di relazioni industriali, ma soprattutto registriamo una crescita anche in termini di partecipazione delle aziende e dei lavoratori. Sono soggetti molto importanti perché, prima di tutto, perché sono espressione di quelle parti sociali, datoriale e sindacale, che possono operare in prossimità, che sono vicini alle imprese e ai lavoratori, che ne conoscono i fabbisogni. No? Quando parliamo di formazione e dell'importanza, e oggi la formazione, è chiaro che prima di parlare di formazione dobbiamo tutti conoscere, comprendere e interpretare quello che è il fabbisogno che c'è in azienda. Quindi servono attori che siano vicini costantemente. E il lavoro di Incontra è anche proprio creare questa sensibilità. E anche questo. È chiaro che, ecco, la bilateralità, i soggetti bilaterali diventano anche soggetti centrali nel mercato del lavoro, sono funzionali al buon funzionamento del mercato del lavoro e hanno un ruolo importantissimo in quello che dovrebbe essere questo scenario di politica attiva, di una nuova idea, no? di organizzazione del mercato del lavoro, e quindi funzionali al sistema delle politiche attive. Faccio un esempio pratico: se noi oggi guardiamo un contesto produttivo, magari in prossimità, no? Quindi in un determinato ambito territoriale, è lì che la bilateralità, è lì che le parti sociali conoscono, sanno perfettamente quali sono i fabbisogni, è su quel contesto, in quel contesto, che di fatto la bilateralità può essere soggetto capofila di un ecosistema che si sviluppa, che è fatto non solo dalle parti sociali, dagli enti bilaterali, ma deve essere fatto dai centri per l'impiego, dalle agenzie per il lavoro private, perché è chiaro che le politiche attive debbono camminare, si debba guardare un approccio di sinergia tra pubblico e privato, non si può certamente essere da soli, i fondi interprofessionali che finanziano, le scuole, le università, ok? Quindi dobbiamo essere capaci di costruire attorno all'impresa e al lavoratore questi piccoli ecosistemi che di fatto diventano hub per lo sviluppo delle competenze. Certo, perché realtà poi sinergiche fondamentali. Senta, per chiudere, però la contrattazione resta sempre fondamentale. Sì, certo. La contrattazione è sempre, io direi più che altro, il modello di contrattazione, il modello di relazioni industriali rimangono sempre centrali, sono il motore che sta alla base ovviamente di tutto. Ecco il lavoro fatto in questi anni, no? Quello di, ripeto, promuovere un modello di relazioni industriali innovativo, quello che hanno fatto GIF e Consal, quindi un'idea nuova, prima di tutto, ecco il tema che dicevamo prima, la persona al centro, l'esigenza della persona non solo rispetto al mercato del lavoro, ma in generale rispetto al contesto sociale, quindi guardare alla persona, alla sua occupabilità, alla qualità del suo lavoro e del suo impegno, ma soprattutto alle tutele anche sociali, alla qualità del lavoro, del lavoratore dentro e fuori il lavoro. Dopodiché da lì la contrattazione di qualità, è prima di tutto questo, abbandonare un'idea, qualsiasi forma di dumping contrattuale, alzare le tutele dei lavoratori, guardare al tema generale della formazione incastrata proprio dentro il rapporto di lavoro, quindi la quotidianità fatta di lavoro e formazione, qualcosa che deve camminare sempre insieme, e poi c'è sempre il tema centrale del welfare sul quale abbiamo lavorato tantissimo, perché è un'epoca nella quale ci sarà un nuovo modo di lavorare, ci sarà un nuovo modo di approcciarsi al mercato del lavoro, ma soprattutto c'è la necessità di nuove tutele, e su questo, di nuove tutele sociali, e su questo la pandemia mi pare che ci abbia dato chiare indicazioni. Sì, quindi, certamente. Bene, mi sembra che la struttura e la consapevolezza l'avete molto ben presente. Quindi adesso si tratta di agire, quindi si dice auguri. Grazie.